È partita la 40ª edizione del Fuoco del Morrone, che ogni anno prende il via dall'eremo celestiniano per raggiungere l'Aquila il giorno 28 e 29 agosto, per commemorare la perdonanza celestiniana. Celestino ha dato un impulso a questa nostra terra, ha segnato questa nostra terra, i segni sono ancora visibili. E ricordarlo, accendere questa fiaccola, significa ridare ancora speranza e ridare ancora voce a Celestino che grida ancora a tutti noi fraternità, pace, riconciliazione. I tedofori si sono incontrati nell'antico eremo per ripercorrere l'itinerario fatto da Pietro Celestino da Morrone quando nell'agosto del 1294 si mise in cammino per arrivare alla Basilica di Collemaggio dell'Aquila, dove ricevette la nomina di Papa Celestino V. Da quell'insigne momento, che è passato alla storia come perdonanza, prendendo il nome dalla bolla pontificia emanata dallo stesso Papa, sono passati 725 anni, ma sono ancora tanti i pellegrini che ricordano l'evento. Anche perché la storia racconta che con quella bolla si concedeva l'indulgenza a chiunque fosse entrato nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio nei vespri che si tenevano dal 28 al 29 agosto. Devo dire questa sera più che il termine è l'inizio di un nuovo percorso, cioè questo quarantennale dell'evento, il ventennale dell'Associazione Celestiniana, ha segnato un nuovo inizio, si è vista anche dalla gente che c'era questa sera, ma soprattutto c'è stato un evento particolare e che a me ha fatto molto piacere, perché è stato anche un onore per la città di Sulmona, cioè il fatto che l'Aquila sia venuta a Sulmona per presentare il Cammino del Perdono, per presentare la candidatura UNESCO del Cammino del Perdono e quindi anche del nostro Fuoco del Morrone a bene materiale dell'umanità, patrimonio dell'umanità. Per la 40ª edizione è stato organizzato anche un incontro istituzionale presso la Badia Morronese, in cui si è proiettato il video messo a disposizione dell'UNESCO, che nel mese di dicembre prenderà la decisione finale in merito alla candidatura dell'evento celestiniano a patrimonio immateriale. È stata importantissima questa giornata, che è iniziata alla Badia con la presenza delle massime autorità regionali, del presidente regionale Marsilio, che ha dato proprio un imprimatur a questo quarantennale, per cui questo fuoco è in primissima evidenza nel dossier che abbiamo presentato appunto all'UNESCO per il riconoscimento ufficiale, che avverrà il 10 di dicembre di quest'anno a Bogotà. Allora l'augurio è che questo cammino perdonante sia una maturità del genere umano per una migliore convivenza, per una migliore capacità di assorbire e riassorbire le nostre ferite.